più che preoccupato, molto amareggiato. Amareggiato perché il lavoro, credetemi, immane che si sta facendo, per quanto mi riguarda, veramente estremamente impegnativo, sacrifici e difficoltà da affrontare, da superare, possa poi essere comunque, non dico messo in discussione, ma comunque un po' appannato da questioni che non riguardano, sono certo che non riguardano il Bari, ma riguardano proprio il campionato di Serie B, ma il mondo del calcio, lascia veramente grande amarezza e grande anche rabbia. Però non è che ci si può fermare, bisogna andare avanti, ma cercare una volta per tutte di andare avanti con regole certe, ma rigide e reali, non regole che poi fra un anno consentono o fra tre anni consentono a qualcuno che casomai è stato anche reo confesso di poter ritornare a svolgere l'attività come se nulla fosse. Purtroppo il calcio è un settore di questa società, io credo che ci debba essere data a tutti la possibilità di sbagliare e di pagare, però non significa che uno debba ritornare a fare quello che faceva, perché non è una condanna a vita, ma in determinati settori probabilmente chi sbaglia è giusto che non frequenti più quei settori della propria vita. E quindi se io auspico che ci siano pene durissime, che ci sia controlli sempre maggiori, a volte possono sembrare invadenti o creare anche turbative, ma io sono pronto ad aprire la mia società a qualsiasi tipo di controllo da parte delle autorità, sia giudiziarie sia sportive, di giustizia sportiva, perché è un alleggerimento di un peso che uno ha sulle proprie spalle. Quindi se c'è la possibilità di avere una verifica, un controllo anche quotidiano, che chiaramente ci hanno tante cose da fare, ma non a caso quando purtroppo 2 o 3 giorni fa, non so per quale motivo, era venuto fuori anche il nome del Bari, io ho chiesto ai miei legali di presentare un esposto denuncia alle procure competenti per far accertare dalle procure, perché oggi l'unico soggetto che ha potere, forza e credibilità per procedere sono le procure della Repubblica. Quindi apriamo anche alle procure della Repubblica se questo deve servire in un momento di crisi. È chiaro che poi il sistema deve essere autosufficiente, deve autogestirsi all'interno con gli organi di giustizia sportiva inquirente e poi gli organi che dovranno prendere le decisioni e le sanzioni. Però in questo momento io dico che siccome dobbiamo essere un libro aperto per chiunque, per i nostri tifosi, per chi investe, e non è facile trovare gente che investe in un mondo in cui poi ci possono essere delle delegittimazioni dovute a comportamento di uno che però può colpire un po' tutti quanti. E mi dispiace anche per la Lega di Serie B, perché come consigliere di Lega so quello che stiamo facendo, so le attività che stiamo facendo, anche per cercare di evitare che si verifichino determinate situazioni. Però queste situazioni purtroppo pare che si sono verificate, e quindi adesso bisogna essere ancora più duri, ma anche più aperti a qualsiasi tipo di verifica, di controllo, perché chi non ha commesso nulla non deve temere nulla. Quindi, avete visto anche sul discorso dell'acquisizione della società, sembrava chissà che cosa. Io vi ho detto dal primo giorno quello che era successo, vi ho detto dal primo giorno che si era partito in una certa maniera e però poi con dei programmi che sono variati perché le esigenze comportavano queste variazioni. Abbiamo avuto anche la possibilità e devo dire a questo punto la fortuna di un accertamento degli organi giudiziari, no? Della Guardia di Finanza, della Procura della Repubblica di Bari, che ha accertato quello che è stato detto. E quindi
Qual è il problema? Ci sono delle indagini, si fanno le indagini, si verifica che quello che è stato detto e quello che si fa è tutto regolare, si va avanti. Però è anche legittimato poi andare avanti, perché altrimenti così si crea solo confusione e schizzi di fango che possono raggiungere tutti. Allora, siccome a questo noi non ci stiamo, io come società, come FC Bari 1908, ma credo gran parte la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e mi auguro tanti altri miei colleghi. Allora apriamo a tutte le verifiche possibili, però dobbiamo partire con una certificazione di pulizia e poi dopodiché chi sbaglia deve essere estromesso completamente da questo mondo. Può fare tante altre cose, ma non può più rimanere in questo mondo. Io sono per questa idea, però poi ognuno. E mi auguro che questa proposta di cui avevo parlato anche col Presidente della Lega di B venga accolta. E poi tante altre cose possono essere fatte, però... E poi noi raccogliamo anche i suggerimenti di tutti. Cioè, noi sappiamo, ormai quotidianamente c'è il tifoso che ci viene a dire: ah, ma ho visto il giocatore che tornava a mezzanotte, piuttosto... Siamo in un mondo di iperprofessionismo e i professionisti che sono giustamente e meritatamente pagati devono sapere che devono accettare anche determinate regole e soprattutto rispettare determinati codici comportamentali. Non a caso ci stiamo dotando di un codice etico molto forte, molto restrittivo, e di un'applicazione della legge 231 proprio per poter ridurre al minimo episodi che mi auguro non si verifichino mai più a Bari e con questa società.